ancora Vojvoda, effetto il cross, palla al centro, la mischia, la conclusione, la rete. Il Torino si è portato in vantaggio e il gol è stato di Verdi, se non ho visto male, che è andato a controllare il pallone, era completamente coperto dalla nebbia, dovrebbe trattarsi di Verdi che ha ricevuto il pallone dalla destra, ha controllato, ha messo il pallone in porta sulla destra e la rimette al centro, deviazione, rete, ed è proprio Caputo che trova il gol per il Sassuolo, che è andato a deviare, a mettere il pallone in porta, e anche anzi è Djuricic che ha messo il pallone in porta. Anticipora Belotti, riporta in vantaggio il Torino. Belotti che è andato a sfruttare un errore difensivo, questa volta di Ferrari. Come sentite, l'Empoli sta davvero... E c'è il terzo gol del Torino, Lukic al 33esimo minuto in contropiede, Sassuolo 1 Torino 3, Lukic forse il migliore in campo a Temeini. Soltanto per 38esimo minuto nel corso della ripresa, conclusione da fuori e il Sassuolo riduce le distanze addirittura con Chiriches, il giocatore che aveva fatto un disastro nel suo ruolo. Cross, colpo di testa, rete! Pareggio del Sassuolo, Caputo la mette in porta, 3-3, clamorosa la rimonta del Sassuolo, ma neanche tanto, perché il Sassuolo è reduce da una rimonta ancora migliore nel derby con il Bologna, e quindi al 40esimo minuto